Ben ritrovati con A Tu per Tu, un inizio un po' inedito questa settimana della nostra trasmissione. Fra poco vedrete la puntata di questa settimana con ospite il pilota Stefano Rossi e ovviamente anche con il nostro David Faltoni, ma prima dobbiamo concedere il diritto di replica ad una trasmissione andata in onda qualche settimana fa con il sindaco di Monte Argentario. La replica in questo caso è del presidente della Marina di Cala Galera. Ma noi siamo rimasti molto sorpresi dalle decisioni della nuova amministrazione comunale, perché sotto un profilo prettamente giuridico noi avevamo seguito un percorso, peraltro indicato dall'amministrazione comunale precedente, un percorso che non è stato neanche un percorso di qualche giorno o qualche mese, ma sono stati ben 9 anni di interlocuzione, fra l'altro in cui siamo anche passati attraverso una sentenza del TAR, se mi ricordo bene, del 24 novembre del 2011. Il presidente di Marina di Cala Galera risponde così all'intervista del sindaco di Monte Argentario Franco Borghini pubblicata dalla nostra emittente. La questione è quella relativa alla concessione per la gestione del porto di Cala Galera a Porto Ercole. La passata amministrazione aveva deciso una proroga, l'attuale sindaco invece l'ha sospesa. Tutto si deciderà il 18 giugno davanti al TAR. Intanto in questa intervista, arrivata con una mail alla nostra redazione, il presidente della Marina di Cala Galera chiede formalmente diritto di replica e spiega le sue ragioni. È fuori di dubbio che la Marina aveva in fase di costruzione, era stato presentato una previsione di spesa che poi durante la realizzazione dell'opera è stata il 40% in più. Quindi questa rideterminazione è stato un percorso che l'amministrazione comunale precedente ha scelto, ha preferito, dopo aver sentito diversi pareri legali e infine anche un esimio professore ed esperto di diritto amministrativo e di concessioni, il quale ha consigliato e ha all'amministrazione comunale qual era l'iter che si sarebbe dovuto seguire. Molto semplice, non c'è nessuna né escamotage né interpretazioni né forzature. La Marina ha già investito 3 milioni, stavano per partire lavori per ulteriori 5 milioni, è tutto fermo, ovviamente è tutto fermato, anche con dei danni che si sono creati a valle di tutta questa situazione. Ci tengo poi a precisare che questo Consiglio d'amministrazione, nella stesura di questo piano per l'ammodernamento del porto, il nuovo piano regolatore, quindi l'ammodernamento e l'adeguamento del porto alle nuove normative, ai nuovi standard della regione Toscana, e oltre che poi una serie di opere anche esterne al porto, si è impegnato a investire 15 milioni. 15 milioni che noi abbiamo cercato assolutamente di andarli a cercare all'interno del territorio, cominciando proprio dai professionisti di cui ci siamo dovuti affiancare, che non sono pochi professionisti. Abbiamo scelto tutti i professionisti giovani e tutti del luogo. Lei, come può immaginare, questa Marina che ha 700 soci ha, fra l'altro, fra i tanti soci, ha anche rappresentanti di aziende molto capaci. E noi, da parte nostra, abbiamo invece voluto mantenere un taglio estremamente locale proprio per aiutare tutta la ripresa economica di questo luogo. Io sono un imprenditore. E in 40 anni della mia vita ho avuto a che fare e ho a che fare con tanti dipendenti, fra l'altro anche di diverse nazionalità. E parto da un presupposto: qualunque motivo di instabilità crea un problema, un'insicurezza all'interno del dipendente. E creare, già in una situazione economica generale, in cui tutti sono preoccupati già delle problematiche e del bilancio familiare, noi andiamo comunque a creare una preoccupazione a dei lavoratori, e alcuni sono tantissimi anni che lavorano e si sono dedicati e si dedicano a questo porto, e bisogna essere molto attenti. Alla fine, quando noi saremmo riusciti
ad avere questa certezza a chi aveva la proprietà di questi posti barca e che quindi ha avuto tutto un movimento di carattere commerciale, si sono viste tantissime, diciamo, compravendite. Sa, questo è un porto vecchio, c'è tanta gente che aveva una volta, l'aveva comprato e aveva la barca, poi con l'età cambiano le abitudini, ormai non aveva più la barca e voleva vendersi il posto barca, però non se lo poteva vendere perché finché non si aveva certezza su quelle che era questa, diciamo, questa rideterminazione, non è. Quando c'è avuta, ci sono state tutta una serie di transazioni, fra l'altro alcune piuttosto importanti, le quali ovviamente adesso hanno creato un contenzioso importante. Io devo tutelare gli interessi della società e devo tutelare gli interessi di 700 soci, quindi i nostri legali stanno studiando la questione e se ci saranno gli estremi per dover chiedere i danni al comune come noi pensiamo, io non posso non farlo. Io ci tengo, vorrei terminare con questo concetto. Non lamentiamoci se un imprenditore non investe, non viene a investire o anzi vende tutto e scappa. Vi lasciamo adesso allora alla puntata di questa settimana. Come dicevamo in apertura, ospite il pilota Stefano Rossi. Bentrovati a questa puntata un po' speciale di A Tu per Tu. Abbiamo un po', come dire, snaturato questo contenitore di solito politico, no? Che appunto di solito vede ospiti che hanno appunto una carica o ex carica politica. In questo caso invece abbiamo il piacere di ospitare Stefano Rossi, che tra l'altro con il Sor Faltoni hanno delle cose in comune, che sono entrambi, ora uno commercialista avvocato, l'altro consulente del lavoro, entrambi corrono, uno a piedi, l'altro in auto. L'altro in auto. Allora, siamo qui un po' a raccontare, insomma, questa esperienza dell'Africa Eco Race che noi abbiamo vissuto come redazione fin dall'inizio. Io ricordo anche la presentazione dell'auto in Piazza Sant'Agostino. Insomma, c'è stata sicuramente una grande attenzione, ecco, nei confronti di questo evento. Ma noi vogliamo te prima... Hai detto che abbiamo snaturato. Io ho visto che quando lui... non ha una carica politica. Ma non è vero. Io ho visto che prima di partire tutti i politici c'era la fila per farsi vedere con lui. Poi è tornato, ho visto feste con tutti questi politici che sfilavano. Quindi non è vero che non... Cioè, che si snatura. Si parla, mi sembra che si parli di politica e come, cioè, voglio dire... Insomma, quindi, di un obiettivo tutto. Politico ma forse. No, ma io direi che comunque sia non esiste... cioè, la politica è la vita delle persone, quindi sicuramente lo sport è qualcosa che in teoria non fa parte della politica in senso negativo, no? Perché molte volte ci sta questa idea che la politica sia qualcosa di brutto. Però, come detto, vedo che la politica poi agli eventi sportivi ci sale sopra è e presente. Quindi vuol dire, insomma, ecco. Allora, vogliamo però appunto prima un po' conoscere chi è Stefano Rossi ed eventualmente, insomma, anche perché ha scelto, come dire, di prendere questa strada, perché da consulente del lavoro a quello che invece fai è molto distante, insomma, rispetto alla passione sportiva. Innanzitutto grazie, un saluto a tutti, è un piacere essere qua con voi. Questa sinergia dura da tempo, prima, durante e dopo la gara, è veramente una soddisfazione. Tutto nasce da una passione che ad oggi sono 25 anni che io pratico questo sport e ho cominciato, diciamo, ho fatto tutta la gavetta e tutto quello che il mondo del fuoristrada mi offriva e ho sempre cercato di migliorare qualcosa. Dopo l'anno scorso è stata per me la prima occasione di poter partecipare da pilota a una competizione che io prima vedevo nei giornali e vedevo in televisione e quindi mi ha dato una soddisfazione totale e quest'anno sono riuscito a partecipare per la seconda volta e cercando di, con l'esperienza dell'anno scorso, di poter migliorare e di potermela anche godere, perché diciamoci sinceramente è stato veramente bello riuscire a poter partecipare con un occhio diverso rispetto all'anno scorso. E non era scontato il risultato, perché l'anno scorso sono riuscito a terminarla, quest'anno c'erano anche delle aspettative, anche mie, perché riuscire a portare a termine per la seconda volta la competizione quest'anno è stata molto più dura, ma ora ve ne parlerò.
e quindi per me è stata una doppia gioia, la seconda prima volta. La passione viene dal cuore e non si comanda, mi si legge negli occhi, molti me lo dicono, e io la sviluppo in tutto quello che è la mia attività quotidiana. Nel lavoro faccio il consulente del lavoro, appunto, è quindi un lavoro calmo e uno sport agitato. È un binomio che un però... Un po' dubbio, insomma, che mette insieme queste due anime di Stefano Rossi. Sì, Stefano Rossi anche corre, o non sbaglio, no? Io sì, nella preparazione atletica di questa passione io faccio corsi quindi, a piedi. Quindi diciamo che questo sport, quindi che sta a sedere a guidare la macchina, ma una preparazione atletica c'è dietro. Sì, diciamo che l'atletica proprio è quella che mi ha dato le basi per poter mettere in pratica questo sport, perché io ho corso tanti anni a piedi. Comunque è faticoso stare a... Quest'anno ho aggiunto un po' di mountain bike per diversificare e unire un po' le varie passioni, perché anche lì si va in fuoristrada, anche a piedi prediligo le corse su off-road, perché chiaramente è la mia passione, sui terreni sconnessi mi diverto e mi piace di più. Però la preparazione atletica, diciamo che tutto l'anno, la parte di tempo che ho più importante la dedico alla preparazione atletica, perché è quella che, nonostante in auto sembra semplice, uno sta seduto e pensa che potrebbe essere anche comoda, in quei terreni, in quelle circostanze, per 12 ore al giorno, a volte anche molte di più, devi essere abituato a sopportare la fatica e far sì che la fatica non ti renda la possibilità di perdere la concentrazione, e a quel punto diventa anche pericoloso. Mi dici una curiosità, ora forse è una domanda anche stupida, ma i bisogni fisiologici durante durante una giornata di guida? Solitamente si rimandano, perché... se c'è possibilità di fare una preparazione anche per questo, per riuscire a resistere? Questo no, ti ci devi abituare, a volte non si mangia, si beve un sorso d'acqua, no, ci mi si passa in abitacolo. Altre esigenze. Le altre esigenze, se capita di fare una sosta, se ne approfitta, altrimenti si arriva la sera. Io sì, riesco, e anche se non è facile, però... Fermarmi apposta per fare un'operazione di quel genere, di solito no, la evito e si rimanda, si posticipa. Quando siamo nella sabbia è più semplice, perché purtroppo bisogna fare delle soste per gonfiare le gomme, o c'è un problema, o c'è un'altra cosa. In quell'occasione subito si approfitta, perché è l'unico spazio nella sosta che abbiamo. Magari nella sosta si riesce a fare un bisognino, ecco. Non tanto. Allora, Stefano, vogliamo cominciare a descrivere partirei dalla preparazione, no? Quindi abbiamo capito le tue passioni, perché sei arrivata a questo sport. Ecco, come si prepara questa gara, che poi di fatto è una gara, e poi come si sviluppa, e poi insomma il risultato. Vogliamo fare un po' vari passi. Faccio una piccola premessa: qui sono anni che partecipo e pratico il mio sport del mondo del fuoristrada 4x4. Per partire una gara del genere, da privati, io sono un piccolo team privato, che siamo tre persone componenti del team, quindi già si capisce che in tre persone si concentra il lavoro, e per arrivare a partire una gara di questa portata si lavora tutto l'anno. Oltre questo, abbiamo nella vettura, siamo in due persone, io e il mio navigatore, e c'è un camion, io ho anche un camion 4x4, in cui ci sono tre meccanici che arrivano al seguito. In questo caso è la categoria del camion è un T5, ossia che fa il percorso non della gara, ma il percorso che porta all'arrivo di ogni tappa, e lì mi aspettano per poter fare... Una bella organizzazione, anche costosa, ecco, immagino. Sicuramente sì, è un bel ma budget impegnativo. Ce la fanno a coprire... Ecco, questa è una bella domanda Rossi, piccante. Rossi, diciamo copre. Che si lotta tutto l'anno per cercare di raggiungere il pareggio. Da buon contabile, questo che qui è un gran risultato quando si raggiunge quello, e stiamo arrivando a questo. Il prossimo anno sarà il terzo anno di questo progetto, già di solo partecipazione in Africa, e quindi diciamo ho molte aziende che mi danno un sostegno e me lo mantengono nel tempo. Questo ci tengo, perché avere il supporto delle persone è già una cosa che fortifica
aiuta e permette di poter fare questo progetto, però avere anche la continuità delle persone che mantengono di anno in anno l'impegno mi dà motivo di pensare che qualcosa è stato fatto bene e che hanno investito la loro fiducia in un qualcosa che poi anche loro condividono con un pochino della passione che riesco a trasmettere anche a loro, e quindi questo è per me una gran soddisfazione e colgo l'occasione per ringraziarli. Non in ultimo abbiamo dei sponsor anche di livello internazionale di settore, perché quest'anno avevamo la BF Goodrich che ci ha supportato come l'anno scorso e ci ha dato il modello nuovo del loro pneumatico di punta che è la KM3, e questo a noi ci ha dato una differenza anche tecnica maggiore, perché è una gomma performante, è una gomma che quest'anno mi ha veramente dato un aiuto in più, e per me che sono un privato avere un partner di questo livello mi fa fare la differenza, insomma, ecco, perché da privati è veramente difficile. Chi sono gli altri team non pubblici, presumo? Cioè altri... No, ci sono equipaggi ufficiali e anche ufficiali, team... Quindi comunque sempre o di case automobilistiche o di... Oppure grandi team che hanno alle spalle sponsor di livelli mondiali, veramente, che hanno la possibilità di avere un budget importante. Noi in pratica siamo iscritti regolarmente, ma è la categoria dei privati che... È una gara internazionale, i team sono in rappresentanza dei singoli stati oppure uno stato può avere più team? Cioè come funziona? No, quello di ufficiale statale no, di ufficiale si parla di case madri, produttori di veicoli oppure team ufficiali, nel senso che partecipano a gare del campionato del mondo e a questa manifestazione, che tra l'altro, un dettaglio da non sottovalutare, il prossimo anno l'Africa Eco Race entrerà a far parte del campionato del mondo e sarà valida come gara del mondiale, e quest'anno c'era l'osservatore FIA che appunto verificava e comunque supportava la manifestazione come presenza dell'osservatore, e che diventerà per il prossimo anno ancora più titolata, perché essendo una gara del mondiale uno partecipa alla manifestazione, ha appunto questa validità in più che gli dà ancora una risonanza maggiore e prendi punti anche per il mondiale, potrebbe essere anche una cosa... Chiunque si può, costituisce un team, si iscrive, partecipa, oppure c'è una selezione a monte? No, la selezione... Bisogna dare delle garanzie anche di essere in grado di poterlo svolgere, c'è qualcuno, insomma, c'è un'organizzazione che controlla tutto questo? Allora, per poter partecipare chiaramente occorre avere una licenza internazionale, che per aver quella ci vuole di aver avuto o partecipazioni nazionali e quindi per risultati si ottiene la licenza internazionale o per esame. Questa è, diciamo, la condizione principale per poter partecipare. La selezione in questo tipo di gare non c'è, nel senso che uno può iscriversi teoricamente anche alla prima esperienza, passatemi il termine tra virgolette, perché ora affrontare una gara del genere senza esperienza è un bel azzardo che io... Senti, ma ce la vuoi descrivere sta gara? Dalla preparazione alla partenza, quanto dura, quante tappe sono, magari, perché ora noi lo conosciamo, ma chi ci ascolta magari non sa, ce la vuoi dare una descrizione puntuale di tutta in che consiste, e magari qualche giovane si appassiona e ti fa concorrenza, no? Cioè, sarebbe bellissimo poter avere persone in più appassionati, e poi quando siamo in gara ognuno ha il suo numero, ma potrebbe essere anche l'occasione per darsi una... A proposito di numero, ma scusa, questo 214 che vediamo qui... È stato un bel dopo numero. Dopo gli facciamo uno infatti, zoom, sì, che è il nostro canale, quindi insomma, gli abbiamo portato fortuna. Mi ha portato fortuna, sì, ecco. 214 era proprio preciso il vostro numero e ora è diventato anche il mio, esatto, per un doppio motivo. Parliamo di Africa Eco Race, che tutti conoscono come Monaco Dakar, perché parte dal Principato di Monaco, e quindi anche lì riuscire a fare la partenza in luoghi mitici in cui quando mi danno il via si vede i marciapiedi bianco e rosso e evocano la Formula 1. Già solo questo, uno partire in quell'ambiente dà un brivido in più, e devo dire che è emozionante. Mi è successo già due volte di vedere questa circostanza, e... Parti col navigatore, dai via, parti il podio, scendi, vedi marciapiedi bianchi e rossi e dici oddio dove siamo? Sono con una Jeep che è alta da terra, però insomma dà una bella soddisfazione. Da lì ecco, da lì noi andiamo a Sète, che è a sud della Francia, in cui facciamo un trasferimento libero su strada, ma anche lì è, diciamo che... Ma fuori strada o su strada, no, è normale? No, è l'unico tratto in trasferimento per poter arrivare al traghetto che da Sète porta a Nador. E lì anche tutto il convoglio entra in un'unica nave, tutti insieme, tutti
a far festa, perché quando si entra in quella nave per noi parte l'emozione, come ci sono tante prime emozioni in queste occasioni. Si entra tutti il convoglio nella nave, si sta un giorno e mezzo tutti nella nave, che c'è il briefing, ci sono tutte le operazioni preliminari, ti danno il roadbook della tappa del giorno dopo, sono tutte fasi concitate. Ma ecco, la tappa quindi viene fissata giorno per giorno? Esatto, noi abbiamo 12 tappe, in 13 giorni 12 tappe, perché abbiamo un rest day che quest'anno era il 6 di gennaio ad Acla, nella parte a sud del Marocco, che noi restiamo fermi per un giorno, e lasciatemelo dire, è stata una gran fortuna per me, perché io quel giorno ho avuto l'apice di tutti i miei problemi delle prime tappe. Sono arrivato alle 3 di notte e ho sfruttato quel rest day per rifare la macchina, perché sennò ripartire la mattina presto sarebbe stato per me quasi impossibile, e quindi per me è stato un toccasana quest'anno. Allora, per entrare un pochino meglio, insomma, nel, così anche nel mood, insomma, di quello che poi tu hai vissuto, io farei vedere un primo servizio che noi abbiamo realizzato per la nostra cronaca retina, perché poi ci mandavate, insomma, i contributi da là, e quindi noi volentieri abbiamo raccontato, insomma, ecco, questo percorso. Vediamo. È una cronaca giorno per giorno anche tramite i social, quella di Stefano Rossi impegnato nell'Africa Eco Race, la 11ª edizione. Non è mai facile correre in Africa, ma quest'anno bisogna dire che in questa edizione si fa davvero complicata. Lo dicono i piloti che l'hanno già corsa, lo dicono coloro che sono venuti per la prima volta e che non si aspettavano una gara del genere. Lo dice anche Stefano Rossi, che ha il suo secondo impegno consecutivo. Ragazzi, ci siamo arrivati al secondo bivacco e siamo a Gdal. Oggi è stata veramente dura e veramente abbiamo trovato un bouchon nelle dune, perché tutte le strade erano occupate e abbiamo dovuto evitare tutti gli altri che si erano insabbiati. Siamo finiti in una buca. È stata veramente dura a spostare una duna intera, ma ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a ripartire. Dopo qualche guaio meccanico ci ha condizionato la fine della prova, ma è un anno che lavoro a questo progetto, figuriamoci se voglio fermarmi adesso. Siamo qui in assistenza, adesso la notte sarà un'altra dura notte lunga per l'assistenza, però siamo qua e pronti e carichi. Ragazzi, ci siamo. Che dire, Alberto? La prova durissima, e purtroppo non è andata benissimo dal punto di vista meccanico, perché abbiamo accusato una rottura, ma la prova era selettiva al massimo. Adesso contiamo sui nostri ragazzi che possono sistemare il tutto nel miglior modo possibile e partire domani mattina. Dai ragazzi, ci siamo. Ciao. Allora, adesso andiamo un attimo in pubblicità, però poi con Stefano Rossi torniamo per, insomma, cercare veramente di capire un po' tutti i dettagli di questa Africa Eco Race. Eccoci di nuovo, seconda parte di A Tu per Tu con Stefano Rossi, pilota reduce, insomma, dalla sua seconda esperienza nell'Africa Eco Race. Intanto non abbiamo neanche detto questa Eco, perché c'è questa... Era nato come avevano la possibilità di alcune autovetture ecosostenibili, ma più che altro questo è quello che l'eco serve per dire che nel territorio questa competizione cerca di... portare un aiuto alle nazioni attraversate. Hanno fatto alcuni progetti in Mauritania, hanno fatto degli aiuti anche nell'arrivo a Dakar con le scuole, con il governo della Mauritania. Ci sono degli accordi che loro hanno per il transito, e quindi si scambiano reciprocamente degli aiuti vicendevoli, uno che gli permettono di poter transitare nei percorsi e svolgere la manifestazione. Nel contempo c'è una sostenibilità anche di progetti che via via i governi, anni su anni, indirizzano verso quello che sono le necessità. Dacci una bella descrizione di questa gara e poi dici una cosa: ma trovate i cartelli con le indicazioni del percorso o come vi orientate? Eccoci, questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo gli strumenti della gara che tra l'altro utilizziamo, perché sono solo quelli che noi possiamo utilizzare. E lì abbiamo i waypoint, le indicazioni che quando raggiungi in prossimità del punto in cui prefissato devi oltrepassare per poter non avere penalità in classifica, appare la direzione in gradi. La direzione in gradi non è altro che la bussola, che noi abbiamo un numero che può essere 180 gradi, 200 gradi, che è quella la direzione che noi dobbiamo
seguire. Ce l'ha il navigatore, me la indirizza, mi dice a me segui questa direzione 180 gradi, io ho un ripetitore di CAP anche dalla mia parte, per così supportare anche il navigatore, perché deve fare veramente un ruolo che conosco bene e so quante difficoltà lui ha nel dover darmi una quantità di informazioni incredibili una dietro l'altra e non si può distrarre un attimo. Parentesi, mi dà i gradi e io devo cercare di percorrere in quella direzione compatibilmente con gli ostacoli che trovo, perché non è detto che io posso sempre andare in quella direzione. Se c'è una pista, io percorro la pista, e anche lì non è semplice, perché ci sono magari due, tre piste parallele che differiscono di 10-20 gradi. La pista sono tracce di... Siamo nel deserto fondamentalmente. Siamo fondamentalmente, sì, la parte principale della gara, i 6.000 chilometri che noi facciamo durante questo percorso sono per la maggior parte zone desertiche, non abitate, quindi zone in cui a volte non c'è veramente niente, ci sono delle tracce appena visibili che una dall'altra differisce di pochi gradi, e lì il ruolo del navigatore è importante, mi deve indirizzare verso la pista giusta per poter non perdermi, fare il punto giusto, prendere tutti i punti e poi riuscire a raggiungere... Anche la mia sarà una domanda banale, di giorno o di notte, o di giorno e di notte? Di giorno e di notte, perché noi siamo sempre... Quest'anno nelle prime tappe abbiamo sofferto qualche noia meccanica, fin da subito le prime quattro tappe. Non fare bisogni fisiologici, nemmeno dormire. Esatto. E dormire poco, insomma, quando riusciamo. Siamo arrivati molte volte di notte, è particolare perché lì ti cambia le condizioni. Di giorno la pista, vedi le tracce, vedi gli ostacoli, vedi tutti. Cala il tramonto, in quell'ora del tramonto hai il sole contro sempre, è l'ora più critica, perché col sole contro nelle difficoltà si rischia di fare veramente dei bei danni. Non si può non vedere pietre, buche, ostacoli. Scusa una cosa, ma se disgraziatamente c'è un incidente grave e rimanete bloccati, qualcuno viene a recuperarvi? No, il lato sicurezza è veramente... C'è quindi un'organizzazione che vi recupera? Addirittura nel nostro strumento abbiamo addirittura l'allarme collisione. Se nel raggio di 500 metri c'è una vettura in gara che viene in senso opposto, già appare un allarme. Quindi può capitare, Sì, se uno sbaglia strada si ferma. Poi c'è un bottone da premere ogni volta che uno si ferma, perché devi avvertire i concorrenti che ho dietro, quelli che ho intorno, la direzione gara, la sicurezza, che sono fermo per motivi miei meccanici e che non ho un problema. C'è un sensore addirittura del ribaltamento, che se la macchina subisce bruscamente un movimento segnala che c'è un incidente. E più ci sono i bottoni della sicurezza, che ci sono tre elicotteri medicali che seguono tutta la manifestazione, e dentro il percorso ci sono fuoristrada con medici, postazioni nei zone di cronometraggio e di timbro, ci sono sempre postazioni in cui ci sono due medici con il mezzo di soccorso. E la sicurezza, devo dire, abbiamo avuto vari modi di doverla testare, per fortuna senza incidenti, per questioni meccaniche o questioni di gara, e devo dire che gli posso solo fare i complimenti, perché mi sono sempre sentito seguito, protetto e garantita la sicurezza. Addirittura la tappa 4, che io avevo risolto i problemi meccanici, questa è anche bizzarra l'aneddoto, ero pronto per partire, ho avuto sempre problemi, era tutto a posto, la gara e la prova l'hanno annullata. E questo, però io gli ho fatto i complimenti, è arrivato il direttore di gara. Meteorologici o no? C'era forte vento che ha rallentato la partenza degli elicotteri. Quindi okay. È arrivato però atterrato il direttore della gara, Jean-Louis Schlesser, che saluto, pilota che ha vinto negli anni 2000 la Dakar africana con un prototipo da lui costruito. È arrivato con l'aereo, ha fatto il comunicato ufficiale che per motivi di sicurezza gli elicotteri non sono potuti partire, la sicurezza era tutta pronta, mancava gli elicotteri, e quindi hanno deciso che questa era io gli ho fatto i complimenti, perché la sicurezza è una decisione del genere, la gara viene dopo, la sicurezza viene prima, e questo è fondamentale. Ho avuto problemi anche con... ho avuto la rottura del mezzo meccanico, si è rotta la frizione e il servosterzo contemporaneamente. Ho dovuto, visto che dal regolamento è previsto essere soccorso dal camion balè, che è quello che è predisposto per aiutare i veicoli e portarli a fine prova, ho fatto 11 ore al traino, lì era particolare, perché c'era il camion davanti che trainava un altro camion,
E io ero legato all'altro camion. Mamma mia. Per 11 ore 420 km. Senti Stefano, un argomento che poi insomma magari farete anche dovuti scongiuri, ma questo territorio insomma ricorda sempre Fabrizio Meoni, no? Un grandissimo pilota che aveva la tua stessa passione sulle due ruote, in quel caso non sulle quattro. Si fanno i conti con la paura quando insomma la quando paura si guida è un mezzo necessario? Il paragone non si regge perché Fabrizio è Fabrizio, punto. È stato non era e per è fare fino un ad ora prossimo, un. No, ci tengo io a dirlo, no? Perché è un affetto particolare. Per quello che riguarda la paura, è un sentimento necessario, ce l'abbiamo tutti, chi la manifesta più o meno, però non è una cosa che non esiste. C'è, è ben presente e a volte ti aiuta, perché a volte bisogna, le sensazioni vanno ascoltate. Il deserto, come tutte le grandi cose che uno va a affrontare, va rispettato, e che quindi la paura fa parte di questo sentimento. C'è, bisogna riuscire a gestirla, a volte aiuta anche. È la stessa risposta che mi ha dato un esperto, una guida alpina, quando insomma successe quel bruttissimo incidente con il ragazzo di 26 anni. Anche in quel caso lui mi disse: la montagna va rispettata. No? E quello, questa accezione che hai usato tu è, insomma, me l'ha un po' ricordato, perché non bisogna insomma mai pensare che siamo... No? È una regola, secondo me, come la macchina, per partirla devi mettere in moto, mettere, premere la frizione, mettere la marcia, fare tutta la sequenza di quello che serve. Il rispetto della natura è, secondo me, è una regola che bisogna sempre rispettare. Puoi osare un po', però non ti puoi permettere di sfidare troppo, perché dopo non basta la fortuna. Allora, vediamo un altro piccolo step che noi abbiamo raccontato, insomma, nel nostro telegiornale. Stefano Gossi è particolarmente contento dopo la tappa numero 8 dell'Africa Eco Race, che è stata praticamente perfetta, soprattutto perché non era una tappa facile. Al contrario, i 445 chilometri rappresentavano una delle tappe più difficili dell'intera manifestazione. Proprio per questo la soddisfazione è doppia. E oggi siamo molto contenti perché il patron è tornato a cantare forte, perché l'assistenza ce l'ha fatto tornare prestanti, dai. Quindi siamo riusciti a tenere un buon passo. Oggi c'erano oltre 80 km di dune intervallate da piste totalmente di sabbia, quindi era insidiosa, difficile e veramente tecnica. C'erano dei passaggi in cui noi con la nostra altezza siamo un pochino penalizzati e dovevamo compensare con una guida un pochino più, diciamo, accelerata. Questo ci ha fatto sì che abbiamo dovuto un po' soffrire, ma poi alla fine le gioie sono arrivate tutte in fondo, perché oggi lo possiamo dire, Alberto, non abbiamo usato la pala, quindi in 80 km di dune siamo veramente soddisfatti. Nonostante questo poi siamo riusciti ad arrivare in fondo, mi dicono si è fatto il 21esimo tempo della prova, e questo ci fa onore e ci piace molto, insomma. Bene, siamo veramente in chiusura di questa bella chiacchierata con Stefano Rossi, un argomento per me un po' ostico, dico la sincera verità, anche perché io lo sport, lo sai, non... insomma, sei un pochino sport, più affine. Però, insomma, ecco, ora magari... Però è stato bello... Ecco, anche l'arrivo e tutto quello che viene dopo, ma quando attraversate questi paesi... coinvolta la gente, cioè ci abita qualcuno in queste zone che voi attraversate, sono coinvolti oppure subiscono questa cosa? Poi un po', diciamo, perché il percorso è molto lungo, si fanno 500 km ogni giornata, e la caratteristica di questa gara è che la partenza e l'arrivo e le fine tappa coincidono con tutta la speciale, quindi 500 km di solo prova speciale, i trasferimenti sono quasi annullati, si parte e si arriva al bivacco, che è la zona preposta per poi dopo fare assistenza. In questi 500 km... Li ritrovate tutti? Esattamente, tutte le squadre. Tutte le macchine, tutte le squadre partono e arrivano da un luogo chiamato bivacco, dove lì si può avere... Freddo la notte. E la notte è anche molto freddo. Soprattutto i primi giorni in Marocco si arriva vicini allo zero e si soffre un po', perché noi si dorme per terra in tenda, e quindi la sera dei primi giorni ci vuole un buon sacco a pelo e tanta voglia di... Però quelle poche ore che si riesce a dormire, il freddo non si fa in tempo nemmeno a sentirlo. Ma insomma, mi sembra che ci sia una grande passione dietro, insomma, li muove. Allora, e poi, insomma, come è andata a finire? Ecco, diciamo un po' la conclusione di questa
esperienza. Ecco, per me la soddisfazione è arrivare in fondo, arrivare all'ultima tappa, arrivare al Lago Rosa e poter vedere il traguardo finale, che è quello che ti dà la possibilità di dire che è avere la medaglia di finisher. Questo per me, per la seconda volta consecutiva, ho pianto all'arrivo, mi sono commosso il giorno prima quando finisce la classifica, che in pratica l'undicesima tappa decreta i tempi, la classifica, e a quel punto hai concluso. Dopo c'è da fare l'ultima giornata, che uno fa il trasferimento, arriva questa famosa prova speciale che a me è veramente cara e ce l'ho nel cuore, mi emoziono tutte le volte che arrivo a vedere la spiaggia, e ci sono 10 km da fare lungo la spiaggia, lì si parte tutti allineati. Si percorre 10 km di spiaggia, si va un po' nell'interno fino ad arrivare al Lago Rosa, che anche qui c'è un mito particolare, perché il giorno dell'arrivo, a seconda del vento, a seconda delle condizioni, non è mai rosa. Quando vado a vederlo il giorno dopo, perché voglio sempre tornarci, allora il giorno dopo è rosa. Questo è un aneddoto particolare, quantomeno negli ultimi 2 anni così è andato. Si arriva al Lago Rosa, c'è il palco e lì è veramente una festa completa. Lì la popolazione, come dicevamo prima, c'è tanta e numerosa, sono tutti là, e veramente è una festa incredibile, perché lì si corona proprio tutto lo sforzo di tutto l'anno, di tutta la gara, delle 12 tappe concentrato in quel momento, e che quindi ti dà veramente, ti ripaga la soddisfazione di tutto questo sforzo. Che quest'anno ho migliorato di 2 posizioni la posizione di anno scorso, sono riuscito ad arrivare terzo della categoria T1-1, che sarebbe i prototipi benzina, 14° assoluto nelle auto, nella classifica generale auto, SSV e camion sono arrivato 31°. Per me eravamo alla partenza 60 veicoli, insomma. C'è stato un po' di selezione naturale. Era per dare un metro a chi ci ascolta. La selezione naturale anche purtroppo è una gara che fa selezione, riuscire ad arrivare non è scontato, è difficile, i guai meccanici si pagano, e bisogna riuscire a superarli per arrivare in fondo ad ogni tappa, perché se l'aiuto si può avere una volta sola e uno prende una forfettaria, dopo con i mezzi propri in qualunque modo te bisogna... la devi cavare. Sì. Insomma, non è semplice. Siamo arrivati in conclusione di questa bella chiacchierata. E, insomma, è un vero piacere conoscere Stefano sotto questo profilo, con tutta questa passione. Si vede che chiaramente l'emozione che traspira quando ne rivive questi ricordi, quindi questo è sicuramente... Visto che questo, come dicevamo all'inizio, è un contenitore che di solito tratta di politica, ti senti sufficientemente... insomma, accolto dalla tua città rispetto a quello che fai, oppure no? Sì, sicuramente. Ogni anno sempre di più. È un piacere vedere che avere non soltanto il patrocinio nella presentazione, ma avere una presenza di tutte le autorità sia nella presentazione, che poi vedo anche poi molta gente mi segue anche nei social, e questo si vede e dà veramente la carica. Perché di solito si è profeti in patria, no? Invece in questo caso, per fortuna, io devo dire che sono stato ben accolto e è stato veramente un piacere. Abbiamo fatto una cena di ringraziamento, erano presenti tutte le autorità, chi non è potuto venire mi ha scritto e mi ha fatto ringraziamenti, e questo dà soddisfazione, perché è veramente bello poter condividere queste sensazioni, queste emozioni, e anche con le autorità, che chiaramente mi danno la possibilità di fare le presentazioni, e che anche quest'anno rinnoverò la richiesta e cercheremo di migliorare, perché poi c'è anche una promessa, perché il primo cittadino ha detto che oltre al tricolore che io tutti gli anni metto nel cofano, e quando si arriva bisogna far vedere che siamo italiani, certo, mettiamoci il tricolore sul cofano e ci aggiungeremo simbolo di Arezzo. Ha detto che mi darà lui il simbolo di Arezzo, e io farò di tutto per portare anche quello. Quest'anno, tra l'altro, una piccola parentesi, dicevi prima, avevo un altro fardello da portare, perché all'arrivo avevo fatto una promessa, e alla presentazione la Fondazione Fabrizio Mioni mi aveva dato lo striscione che mi supportava in questa esperienza, e c'era stata una promessa da parte mia di portarlo all'arrivo a Dakar. Ci sono riuscito e l'ho srotolato sul palco. È stato per me mantenere questa promessa, è stato motivo di commozione. Portare Fabrizio lì, insomma, in un certo senso. Dai, ricordare, alla fine, ricordare comunque un vero questo, campione, questo grande pilota, una grande persona. Una grande persona. Bene, grazie a Stefano Rossi, Stefano. E noi ci vediamo la prossima settimana, sicuramente non con un pilota, ma chissà, vediamo con chi. Arrivederci. Arrivederci a tutti.